Chissà se era stata la gatta a vedere per prima il bambino, o invece era stato proprio lui il primo a vedere quella gatta, chissà. Non è questo che conta in fin dei conti, sì. Comunque sia, quel bambino, seduto nel corridoio del reparto oncologico dell'ospedale appena ristrutturato, che hai voglia di dipingere le pareti con colori rassicuranti, ci puoi mettere tutta la buona volontà di questo mondo nella cura dei dettagli. Il pupazzo vicino al letto, i libri illustrati, la televisione col DVD incorporato che porge allo sguardo degli astanti i soliti cartoni animati, il lenzuolo con sopra Batman o l'uomo ragno, o magari qualche fatina dell'ultima ora. L'importante è la distrazione, l'impegno a non far pensare, evitando di fossilizzarsi sul presente, sulla realtà, quella realtà. Forse anche per quello che loro, gli specchi, erano disposti ai margini del palcoscenico. C'erano, ma non si vedevano. Occupavano il minimo indispensabile, perché hai voglia fermarti lì davanti e non tentare di guardarci dentro, anche solo per un attimo. Ci vuole tutta la forza di questo mondo per evitare a lei, alla volontà, una curiosa sosta in quei rettangoli lunghi e stretti, che da lontano pareva proprio che allungassero i guardanti. Ma questo valeva pure da vicino, in verità. Fatto sta che quel bambino, che una volta portava i capelli a caschetto, rosso, rosso malpelo, eccolo qui il nomignolo che era saltato fuori ai tempi della scuola, tempi che poi non erano affatto così lontani. Sì, bastava affacciarsi dalla sua stanza al terzo piano, lato C, letto 9, per guardarli, già, appena poco lontani, ma in realtà vicinissimi. Tutto era successo dopo poche settimane dall'inizio delle lezioni, un nuovo percorso scolastico dopo le elementari. Il primo anno con compagni diversi, altri professori, poi un'altra struttura, che quella di prima veniva chiusa, demolita, anzi, per far posto ad un residence a 5 stelle. Chissà che fine avrebbero fatto tutti quei banchi, quelle lavagne e quell'atmosfera incantata che là galleggiava, tra un tiro al pallone e un altro compito in classe di matematica. Era capitato così in fretta che lui non aveva avuto manco il tempo di ambientarsi. I suoi compagni erano restati ipotesi, li aveva giusto annusati, poi tutto era precipitato, e dire che sembrava solo una banale influenza, e come no. Dunque, Rosso Malpelo stava in questo corridoio, al quinto piano, lucido e splendente, che gli sarebbe piaciuto un sacco slacciare una bella corsa, a perdi fiato, lì tra quelle pareti cariche, sovraccariche di rassicurazioni, ma non aveva le forze per alzarsi da quella sedia in plexiglass che sembrava invisibile. Senza manco usare troppo l'immaginazione, c'era un senso di nauseante stanchezza ad imbrigliare qualunque tentativo di movimento, persino minimo. L'ultima seduta, poi, era stata più pesante delle altre. Hai voglia di intassare il contesto con quella finta tranquillità. In fin dei conti ci sei tu, solo te, oltre a quella, mentre il peso reale della sofferenza. Hai voglia di invitare domenica prossima il tal comico per farci divertire un po'. C'è poco da ridere qui, sai? Era quindi lì quando successe. Quella gatta, col manto bianco e una macchia nera sull'occhio sinistro, avrà avuto 3 o 4 anni. Troppo magra, ma con indosso, ciò nonostante, la natia in datura felina. Venne fuori chissà da dove. Forse era saltata sopra gli ultimi residui del ponteggio che stava velocemente sbaraccando. In fin dei conti l'ospedale era in pieno ruolo operativo. Si avvicinò lesta al bambino, che aveva sempre voluto un cane. I genitori, o meglio la mamma, il padre non c'era più, non ci sentiva da quell'orecchio. E strusciandosi contro quelle gambe che il pigiama righe rendeva ancora più magre, disse miau, che probabilmente era un ciao, aggiungendo subito dopo una seria assortita diffusa. Rosso Malpelo sorrise, di quei sorrisi che aveva perso memoria. Mi faceva persino un po' male il semplice gesto di sorridere, ma lo fece, mostrando alla gatta dei denti ancora bellissimi.